Non vogliamo che ci siano avvoltoi in via D'Amelio, ipocriti che portino corone e onori fasulli. Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso dalla mafia e animatore del movimento delle agende rosse, riaccende le polemiche sulle manifestazioni che si svolgeranno a Palermo il 19 luglio per il 31esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Ho giurato, spiega Salvatore Borsellino, che non avrei più permesso simboli di morte laddove c'è l'albero della pace voluto da mia madre e dove intendo realizzare un giardino della pace. In occasione dell'anniversario della strage si svolgeranno due manifestazioni, una organizzata da associazioni e movimenti, comprese le agende rosse, che ha promosso un corteo all'insegna dello slogan Basta Stato Mafia. L'altra sarà la tradizionale fiaccolata promossa ogni anno dalla destra. La premier Giorgia Meloni ha fatto sapere che sarà a Palermo per ricordare Paolo Borsellino. Si intensifica l'ondata di calore su tutta l'Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione. Se oggi le città in rosso sono 17, aumenteranno infatti a 20 martedì e arriveranno a 23 mercoledì 19 luglio. Continua la salita dei listini sulla rete carburanti. Le medie dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano infatti in aumento, a valle dei rincari decisi la scorsa settimana dagli operatori. Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 2 euro al litro. La media del diesel servito è di 1,85 euro al litro. L'anno scorso quasi un'impresa su 10 nell'Unione Europea ha riferito di aver assunto o che stava cercando di assumere specialisti e il 62% di queste imprese ha avuto difficoltà a coprire i posti vacanti. In Italia la quota è in linea, poco sopra il 60%, lo spiega Eurostat in un recente rapporto sull'ICT, cioè le tecnologie dei sistemi integrati di telecomunicazione, i computer, le tecnologie audio-video e relativi software. La percentuale di imprese che hanno assunto o tentato di assumere ma hanno incontrato difficoltà è stata sostanzialmente più alta tra le grandi imprese. Tuttavia, le quote sono elevate anche tra le piccole e medie imprese. Tra i membri dell'Unione Europea che se la passano peggio ci sono Slovenia, Repubblica Ceca e Germania. Oltre i tre quarti delle imprese che hanno assunto o cercato di assumere specialisti hanno avuto difficoltà a coprire i posti vacanti. Lussemburgo e Paesi Bassi seguono da vicino, con una percentuale significativa di imprese che affrontano le stesse difficoltà. Sarà l'estate degli autovelox e delle multe che fioccano. Asso Utenti ha preso in esame alcune strade particolarmente usate dagli automobilisti per gli spostamenti estivi e caratterizzate da una massiccia presenza di autovelox e spiega. In vista delle partenze degli italiani, i comuni aspettano di contare i soldi che incasseranno grazie alle multe elevate degli autovelox installati sulle direttrici più utilizzate dagli automobilisti durante il periodo estivo. Non può ancora essere un passaggio di testimone e sarebbe oltremodo affrettato sancire la fine del predominio di Novak Djokovic, ma il trionfo a Wimbledon di Carlos Alcaraz, al termine di una finale incerta, combattuta e spettacolare, rappresenta la consacrazione definitiva per il ventenne spagnolo, nuova indiscussa stella del tennis mondiale, un campione per tutte le superfici, adesso anche sull'erba, dove ha vinto la 12ª partita consecutiva e già capace lo scorso anno, grazie alla vittoria agli US Open, di diventare il più giovane numero uno al mondo di sempre. Posizione che oggi, conquistando il torneo londinese all'età di 20 anni, il terzo più giovane vincitore dei championship nell'era Open, ha meritatamente consolidato.